Arrivano i test sierologici ad Anagni. Grazie ad un accordo sottoscritto tra l'amministrazione comunale e l'Associazione Medici di Famiglia per l'Ambiente, lo scopo dell'iniziativa è quello di individuare la presenza e la circolazione del coronavirus ad Anagni, città scelta in quanto è presente anche un sistema per la rilevazione di polveri sottili, come conferma il sindaco Daniele Natalia. Parte ad Anagni la sperimentazione fatta di spirometria, ecografia toracica e a seguire dei test sierologici per fare uno screening sulla popolazione, anche mettendolo in correlazione con quelli che sono i dati di inquinamento ambientale che, sempre grazie alla collaborazione con i medici dell'ambiente, Anagni ha potuto impiantare circa 15 centraline per la rilevazione istantanea dei dati dell'inquinamento atmosferico. Questo significa che un'amministrazione, al di là dell'emergenza, al di là di quello che è stata l'attività amministrativa durante questa fase 1 e come stiamo facendo in fase 2, sta guardando anche oltre per fare in modo che il territorio possa essere pronto ad eventuali evenienze e, speriamo di no, eventuali ricadute del fenomeno. Il consigliere comunale di opposizione Antonio Necci spiega in dettaglio il progetto. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso nella valutazione dei post-Covid con un'ecografia polmonare e una spirometria che saranno fatte a domicilio del paziente. E le eseguiranno la dottoressa Petricca, una nota pneumologa dell'ospedale spaziale di Frosinone, e la dottoressa Cipriani, esperta in ecografie polmonari. A seguire partiranno anche dei test sierologici sui conviventi dei post-Covid, una cosa molto importante perché stiamo iniziando uno studio epidemiologico partito già tempo fa con le centraline per il monitoraggio dell'aria e continueremo praticamente con tutta una serie di iniziative, grazie anche all'amministrazione, nonostante io sia un consigliere di minoranza, mi supporta su queste iniziative per la salute dei cittadini del nostro territorio. Sempre Necci sottolinea perché è stata scelta la città di Anagni. Questo impegno del gruppo dei medici per l'ambiente Frosinone e Provincia sta soprattutto concentrato qui ad Anagni. Io me ne faccio portavoce, essendo il referente qui ad Anagni dei medici per l'ambiente, anche perché purtroppo tante cose sono state tralasciate sul territorio della zona nord di Frosinone, in particolar modo la sanità. È stato chiuso l'ospedale, ci sono stati altri problemi che purtroppo noi ancora non riusciamo a comprendere e per quel poco che noi riusciamo a fare ci siamo dedicati in tutto e per tutto in questo settore, cercando di portare le nostre competenze e la nostra capacità da medici. Infine, Giovan Battista Martino, coordinatore dell'Associazione Medici di Famiglia per l'Ambiente, spiega che si tratta di un'indagine epidemiologica di grande spessore per la ricerca. Credo che ad Anagni sia in atto in questo momento una sperimentazione unica, veramente importante dal punto di vista scientifico e da quello che può significare anche in termini di ricerca sperimentale e di risultati a distanza di quello che è stato, di quello che nessuno conosce, il danno e i reliquati da polmonite e da Covid.